La situazione è nettamente mutata. E al di là, diciamo, di una prospettiva che poteva apparire anche più tranquilla sulla risoluzione della vertenza, si apre invece una frattura profonda. Il tema, io come dire, approfitto perché il tema non riguarda solo la Giabil. Certo, oggi noi qui discutiamo della Giabil, degli esuberi, di come possiamo ridurre un impatto, ma noi dobbiamo discutere di come dobbiamo rilanciare i settori produttivi. E l'assenza che noi registriamo, non tanto sulla vicenda Giabil, ma l'assenza che il sindacato registra è quella di un territorio privo di una attenzione della classe politica. Approfitto di questa occasione per lanciare un appello alla classe politica, all'intera classe politica del territorio casertano. Si esce da situazioni di crisi, si impatta con meno difficoltà sulle vicende di crisi, si costruiscono percorsi di prospettiva se il territorio riesce a fare sistema, riesce a mettersi insieme, riesce a costruire quelle prassi, quelle azioni che possono rimettere al centro l'attrattività del territorio. Oggi noi stamattina qui in prefettura risegnaliamo le difficoltà della Giabil sicuramente, ma risegnaliamo le difficoltà di un territorio che vive una forte contraddizione, perché da un lato esprime una potenzialità sul capitale umano, su una storia, su una tradizione, ma dall'altro impatta sulla difficoltà a valorizzare questa storia, questa tradizione e questo capitale umano. Per cui credo che anche in prefettura credo che bisogna che il prefetto possa, come dire, rendersi protagonista, che ne abbiamo questa grande opportunità, abbiamo una prefettura che è attenta, che è sensibile alle questioni sociali, alle questioni del territorio, che possa immaginare di mettere su un tavolo che metta insieme, che unisca le associazioni sindacali, Confindustria, la politica del territorio, gli onorevoli, i consiglieri regionali, la provincia di Caserta, i comuni sicuramente più rappresentativi. Noi abbiamo questa grande necessità, abbiamo la necessità di mandare segnali che questo territorio è unito, che questo territorio ha voglia di uscire fuori da una situazione di depressione che è produttiva, ma che però innesca meccanismi ancora più rischiosi e pericolosi, perché un territorio che perde costantemente di ricchezze, che perde costantemente di attrattività, è evidente che diventa un territorio che crolla sul piano economico, ma crolla anche sul piano sociale. Allora noi dobbiamo invertire la rotta, e la rotta la possiamo invertire se c'è una istituzione che ha la capacità di mettere insieme le forze sociali, le forze dell'impresa, le forze istituzionali, per costruire quelle azioni e quella prospettiva che crea una speranza, che apre diciamo, sia ad un orizzonte nuovo e che possa immaginare di realizzare quelle soluzioni di cui noi abbiamo bisogno, di cui i lavoratori hanno bisogno. Noi abbiamo fatto un incontro il 18 di novembre presso la Regione Campania, dopo che abbiamo avuto la proroga di cassa integrazione fino a marzo del 2020, per insieme all'azienda cercare di trovare delle soluzioni condivise. Purtroppo questo non ci è stato dato, è evidente che questo ha comportato subito una tensione in fabbrica che addirittura secondo noi può pregiudicare l'intero stabilimento, perché è chiaro che avendo questi 3 o 4 mesi davanti noi non saremmo a guardare, questo rallenterà sicuramente sia l'acquisizione delle commesse che servono per avere lo stabilimento aperto, ma nel contempo anche quella reindustrializzazione rispetto alla quale noi riteniamo che sia un punto cardine e che possa aiutare questa partita. In sintesi, noi all'azienda cosa abbiamo detto? Siccome tu c'è la possibilità fino a gennaio di poter liberamente fare tutte le azioni che le leggi italiane ti danno, adesso darci una governabilità, sediamoci,
decidiamo sull'incentivo volontario quale deve essere la somma, perché questa cosa qua non è che il sindacato sta chiedendo i soldi. L'azienda fino a qualche mese fa ha deciso di dare un certo tipo di incentivo che ha comportato la fuoriuscita di diversi lavoratori che hanno visto un'opportunità. Chiederemo alla prefettura di Caserta di intervenire per avere subito un intervento del Ministero, e noi riteniamo che così come sta succedendo, ed è successo già per le vertenze della Whirlpool, altra multinazionale americana che fra l'altro è presente anche a Caserta, e come sta succedendo col Vilva, occorre un intervento forte addirittura della Presidenza del Consiglio.